Si apre il depuratore, o meglio, il depuratore sta per ormai per entrare a pieno regime dopo decenni di attesa. Beh, io credo sia un momento storico, ma sia soprattutto importante dal punto di vista della vivibilità della città. Finalmente Mazara del Vallo diventa una città europea da questo punto di vista. Si candida a diventare centro importante sotto diversi settori, ma se non si dota di strutture e infrastrutture essenziali come quello del sistema depurante, non è città che può ambire a grandi traguardi. Il depuratore è una cosa essenziale dal punto di vista delle garanzie igienico-sanitarie, ma è anche uno strumento con il quale possiamo anche organizzare dei sistemi economici collaterali importantissimi. Quando abbiamo ipotizzato la nascita della spiaggia in città, abbiamo vincolato quel progetto a un sistema di depurazione che fosse efficiente. Non sarebbe servito a nulla creare condizioni di risanamento della costa se non avessimo anche previsto un sistema fognario che eliminasse appunto gli scarichi nella nostra costa. Grandi traguardi questi che obbligano l'attuale classe dirigente, ma anche quella futura, a percorrere delle strade dalle quali non si può tornare indietro. Pensate che questo impianto depurante sarà sufficiente anche a ricevere i liquami che verranno dalla zona di Tondarelli e dalla zona di Trasmazzaro, perché tutti sanno che abbiamo ottenuto un finanziamento di quasi 28 milioni di euro che consentirà di creare un sistema depurante anche in quella zona. E questo impianto è nella condizione di assorbire anche i liquami provenienti da quella parte della città. E quindi è una bella cosa, permettetemi di dire senza retorica, che è un piccolo orgoglio per coloro che si sono trovati a creare condizioni per giungere a questo traguardo. Le volevo chiedere se ce ne sono, se ce ne sono state, quali sono state le difficoltà in questo percorso per questa creazione di quest'opera e se già i cittadini mazzaresi e turisti potranno sognare di potersi fare un bagno in città, nella spiaggia sul lungomare. Beh, per intanto gli ostacoli sono i soliti ostacoli che incontra una pubblica amministrazione, ma anche un'impresa privata nel momento in cui bisogna realizzare una qualche struttura. Ci sono una miriade di norme, una miriade di circolari, una miriade di decreti, tutte cose che bisogna rispettare, che sono frutto di una logica ormai europea, ma che purtroppo non sempre sono cose che aiutano la celerità della realizzazione di strutture e infrastrutture, ma queste sono state superate grazie anche alla capacità burocratica del nostro comune, alla qualità dell'impresa, alla qualità dei tecnici che hanno progettato e diretto i lavori. Che cosa ne verrà fuori dopo tutto questo? Sono legittime le aspettative a cui lei fa riferimento, perché senza questi impianti la balneabilità del lungomare non poteva essere garantita. Io sono convinto che nell'arco di qualche mese, funzionando il sistema depurante e anche attraverso un naturale svolgimento evolutivo delle acque che persistono sul lungomare, prima o poi si rasserenerà tutto, il che significa che le stesse correnti aiutano il sistema depurante. Qualche mese fa abbiamo collocato delle sostanze spie sul lungomare di colore rosso per vedere che cosa succede con le correnti. Nell'arco di 48 ore erano distanti dalla costa di oltre 2 miglia. Questo è un buon segnale. Certo, andiamo verso l'estate, la movimentazione delle acque non sarà tanto forte, ma io credo sarà sufficiente a poter dire che già la prossima estate la balneabilità, se non nella sua totalità, può essere garantita in gran parte della costa. E volevo chiederle per quanto riguarda le misure di sicurezza, visto che in questi 30 anni uno dei problemi per questo depuratore sono stati gli atti vandalici, volevo sapere in che modo vi eravate attrezzati. Beh, innanzitutto abbiamo predisposto un bando per la gestione dell'impianto che è affidata a impresa privata, naturalmente a quell'impresa che vincerà
la gara, e nella gara abbiamo previsto anche un sistema di guardiania, che può sembrare la cosa più banale e più semplice, ma se non si fa diventa una cosa complicata. Quindi ci sarà un servizio di vigilanza H24 per tutta la giornata e per tutta la notte, c'è sempre colui che osserva. Al tempo stesso questo impianto sarà dotato anche di un sistema di videosorveglianza direttamente collegato con la centrale del Palazzo Comunale. Rispetto a coloro che hanno accettato il nostro invito, non tanto per partecipare alla inaugurazione di una struttura che comunque già funziona da qualche giorno, ma soltanto per lanciare un messaggio ottimistico all'intera popolazione, e permettetemi anche per dare un po' di serenità ai tanti che non hanno avuto tanta serenità per il fatto che questa città nel 2014 non aveva un depuratore. Io credo che il grande traguardo veramente importante è avere dotato una città di 60.000 abitanti finalmente di un sistema depurante. Questo porta serenità al comune, porta serenità alle tante istituzioni che direttamente o indirettamente partecipano all'andamento sanitario e igienico della nostra città. Una bella soddisfazione, perché un'opera che avrebbe dovuto entrare in funzione una ventina d'anni fa, purtroppo entra in funzione nel 2014 con una serie di difficoltà che sono state superate grazie, permettetemi di dirvi un piccolo orgoglio, alla grande qualità progettuale che ha portato veramente al risveglio di una struttura che sembrava antiquata e che invece è stata resa attualissima. Voglio ringraziare anche l'impresa, perché anche l'impresa ha dato la propria disponibilità nel superare ostacoli dovuti a vicende che si conoscono anche giornalisticamente, a proposito di risorse finanziarie che ci sono, di risorse finanziarie che non si possono spendere, patto di stabilità che deve essere rispettato, tutta una serie di vicende che hanno costituito una sorta di ostacolo che ogni giorno si presentava davanti a noi e che si era costretti nobilmente a superare. Un saluto particolare, un ringraziamento a questa bella squadra che proviene dal cuore della Sicilia, che ha dato una bella mano all'impresa, e permettetemi in ultimo di ringraziare, per quanto riguarda gli aspetti pratici tecnici, lo staff dell'ufficio tecnico del nostro comune, che ha dimostrato grande professionalità e ha dato la massima collaborazione. Credo che il direttore generale possa prendere buona nota, magari un assegnetto di 100 euro, 200 euro in più al mese. Fa carte scritte, soldi non ne possiamo dare. Un ringraziamento a quanti hanno dato nel tempo una bella collaborazione, perché la questione igienico-sanitaria è un problema, è una questione grossissima. Mi sono permesso un attimo fa di fare una battuta con la dottoressa Sinacore, ho detto la vera regina di questa manifestazione la dottoressa Sinacore, perché alla dottoressa Sinacore abbiamo tolto questo pensiero del depuratore, ma voglio anche annunciare che abbiamo tolto anche il pensiero del mercato ortofrutticolo, perché dal 2 di aprile il mercato ortofrutticolo potrà spostarsi nei nuovi locali che saranno dignitosi, e recupereremo un'area, quella del vecchio mercato ortofrutticolo, che restituiremo alla gente pensando, immaginando di farne un parco giochi per bambini. Grazie quindi a tutte le autorità presenti, a coloro che rappresentano le istituzioni che collaborano costantemente con la nostra popolazione, perché la nostra sia una città normale. Io credo che oggi abbiamo fatto un passo in avanti importantissimo, perché Mazara del Vallo può, con la sua vocazione soprattutto legata al turismo, candidarsi a diventare sempre una città più competitiva. Quindi grazie a quanti qui, rappresentando le istituzioni, hanno perorato anche con la loro presenza, qualche volta anche persino per iscritto, che si risolvessero problemi giganteschi quali sono quelli che abbiamo visto. Grazie a tutti, e naturalmente l'applauso non è obbligatorio, ma è un fatto scientifico.